Senti, G. Bellissimo, sì. È così salata quest'acqua? Salatissima. Mamma mia, che dicevo a Sammy, sapevo che qua, in questi posti più Medio Oriente, l'acqua del mare è salata, ma questa è così salata che sembra quasi falsa. Sì, infatti. Tipo, cazzo, ci cuociamo la pasta e esce una pasta salatissima. Ma parla un po' di quello che stavamo dicendo prima, il fatto che dopo così tanto lavoro è bello. Comunque si vede il fisico, no? La luce non fa giustizia, però mi stavo aspettando il sole per fare le foto con la Calvin Klein. No, che comunque con tutto questo lavoro che facciamo, giorni così dove stacchiamo un po' per un paio di ore, veniamo qua e proprio fa la differenza tra una giornata brutta e una bella. E poi ho sempre pensato in realtà che per chi è a casa, yeah, e noi diciamo abbiamo un sacco di lavoro, In realtà siamo comunque non facciamo niente. No, ma nel senso we complain, quindi tipo, certo, non lo so, è come se we complain, però in realtà guarda dove stiamo, possiamo fare queste cose qua. È solo per dire, anche noi facciamo queste giornate piene di lavoro, tipo dove lavoriamo solo 8 ore di giorno e poi non facciamo nient'altro, lavoriamo e basta, soprattutto adesso, che non ci sono highlight, quindi è bello poter staccare e venire in spiaggia, quello è pazzesco, sono super grato, veramente. Senti, ma quindi ci fai vedere il fisico? No. No. Mi vergogno. Oh! Anzi, no, si vedono gli abs, a parte gli scherzi, vai! Si vedono, eh? Ma io volevo che si vedesse di più. Vabbè, intanto vediamo senza luce un po', facci vedere. Cazzo, guardate là, oh! Madonna! Mai così definito, Gigetto. Ancora 3 settimane, però dicevo a Sammy tipo prima, stavo morendo di fame, cioè, da 2 giorni che sono un po' low energy. Sì, sì, sì. Vabbè, beh, non aspettato, sta 71 di normale. Da. E ragazzi, vi faccio vedere qui. Sto facendo una piccola pausa su YouTube. Vi straconsiglio queste playlist qua di Stacy, sono veramente stupende. E se non lo conoscete, il podcast di Revive Stronger e pure Dr. Mike Israel, che da cui ho preso i volume landmarks che si ritrovano nella mia guida scientifica. E ho appena scoperto questo ragazzo, Ali Abdal. Ve lo consiglio anche a lui. Ovviamente è tutto in inglese, quindi vedete voi. E mi sto facendo qui accanto, mi sono fatto la mia bowl of oats. Guardate un po' quanto è grande, non vedo l'ora di mangiarlo. Un pacchetto di avena che erano 35 grammi, ci ho aggiunto 50 grammi di proteine al caramello salato di Foodspring e ci ho messo anche su 160 grammi di yogurt 0% grassi, quello yogurt greco però poi di un'altra marca, e ci ho aggiunto 50 grammi di melone. It looks amazing. Quindi mi faccio un piccolo break e poi continuo a lavorare. Uno che ha gli occhiali e la mascherina non gli ficca molto bene, secondo me. Un po' di definizione. Meno male. Sammy, andiamo a farci una passeggiata? Sì, andiamo. Stai finendo? Dolore. Che figata sta camera. Vero? Ah, loro non lo sanno ancora. Non lo sa. No. Guardate quanta gente di sotto. Questo è l'orario golden hour che la gente inizia a uscire. Andiamo anche io e Sammy a farci una passeggiata. No, sto dicendo che solo un comfort hard, mascherina. Sì, gli occhiali. Te c'è un po' uno stile un po' strano. Sì, parecchio strano. Ragazzi, abbiamo appena fatto, aspetta, mi metto la mascherina per bene, 5.000 passi, siamo arrivati alla fine della marina, dove ci stanno, c'è la vista di tutti questi mega palazzi. Quello là un po' twisted si chiama Cayenne, potevamo andare lì, dentro sembrava veramente bellissimo, ma poi abbiamo deciso
di restare dove stavamo noi. Comunque questo lo facciamo più o meno ogni sera, perché veramente ne vale la pena, vero Sammy? È tipo quell'un highlight che facciamo nella giornata. E poi c'è un sacco di gente veramente che fa sport e corre. A parte questo, penso che questo sia l'unico momento dove, tipo, non lo so, ti incroci con altre persone a Dubai, sennò veramente non ti incroci con nessuno. Veramente. Vabbè, noi continuiamo. Abbiamo sempre miliardi di problemi a Shaquino. Li morte. 28° piano, regà. Prego. Grazie. 3, 0. Ma non è una 3. Questo è molto tipo. Questo è com'era a Los Angeles quando siamo andati a Los Angeles. Bravo, ce l'abbiamo fatta. Ci abbiamo sempre questa punta. Sì. Oh, yeah. Dai raga, vediamo un po' com'è questo posto. Facciamo un piccolo giretto. Vai. Ah, forse ne basta la pena aspettare. È pulito? Sì, sembra pulitissimo. Finiamo un bagnetto. Ciao raga. Ah, qua finalmente la possiamo togliere, no? Oh, this looks sick. Wow, oh mio Dio! Questa è la prima stanza. Bagnetto. C'è la doccia. C'è tipo una cosa. Cool. E poi raga, guardate sta vista dalla stanza. Dov'è? Ah, il Burj Al Arab è di là. Purtroppo non c'è abbiamo la vista. Però mezza carina come stanza, devo dire. Ci sta? Com'è? Oh mio god! Cool! Questa è la cucina, raga. Bella, non avevo capito che era così una cucina aperta. E andiamo di qua. Salotto, TV, desk, tavolo, che io in realtà ho preso tutto questo loft, l'ho preso per il tavolo così che possiamo finalmente lavorare un pochino. E hanno addirittura fatto il letto a Sammy, che gli ho chiesto. Facci vedere, oh mio Dio! Che spettacolo! Sì, lo sono. Qua ci abbiamo un piccolo terrazzino per fare una bella colazionina. E questa è tipo la vista. E il Burj, il Burj è tipo appena dietro qua. Non si vede, cavolo. Ci hanno fregati. Fighissimo. Oh, this is unreal. Siamo arrivati, ci riposiamo un attimo, vi aggiorniamo dopo. Ragazzi, siamo giunti in un'altra parte di Dubai. Abbiamo fatto praticamente 2 mesi al Dubai Marina, che è chiaramente, sta mascherina, ho sempre dei problemi. Il Dubai Marina è chiaramente una zona più turistica di Dubai, un sacco di gente appunto europei, inglesi, russi, eccetera, eccetera. Ci siamo mossi, dato che la nostra partenza si avvicina, ci siamo mossi più verso l'aeroporto e quindi siamo arrivati più al centro di Dubai, che è downtown Dubai. Me la tolgo un attimo, speriamo che non muoio. E vi faccio vedere, qua siamo pieni di grattacieli in giro e siamo anche iper mega vicini al Burj, che magari riuscite a vedere là, quanto è alto? È quello lì là dietro, altissimo, che magari andremo a vedere insieme. Volevamo venire qua per fare un pochino di turismo lì. Sto camminando verso il Dubai Mall e vediamo un po' com'è. Io voglio arrivare là, perché quella è una passerella che poi posso in teoria camminare dappertutto e dovrei arrivare al Dubai Mall, che è di là. Però mo devo scoprire come salirci su sta passerella. Comunque, madonna mia, quanto è alto, veramente, non ve ne accorgete, ma è tipo altissimo, assurdo. Una cosa però la devo dire, regà, che cioè, a Marina almeno ci stavano un po' di persone per strada, qua non c'è nessuno, cioè, qua mi sembra di stare, nell'Old Wild West.
è un po' strano, mi ricordo un po' il centro di Houston che eravamo andati e mi aspettavo chissà quanta gente, invece è l'opposto della vita europea dove c'è un sacco di gente, qua proprio in America e qua a downtown Dubai è deserto. Sarà che anche per il coronavirus, ma sicuramente perché fa caldo, perché c'è il Ramadan, però mi sembra deserto rispetto alla marina. È strano, molto. Ok raga, ci siamo. Abbiamo trovato l'escalator. Praticamente dovrei... mi hanno puntati tutti in questa direzione. Trova le escalators e poi puoi fare tutto il giro fino al Dubai Mall. Comunque ho capito perché la mascherina non riesce, non regge. Perché quando parli la bocca va su e giù, di conseguenza si toglie. Perché così normalmente ci sta. Se parlo, no, oppure parlo un po' così con la bocca chiusa. Già iniziano i negozi. Ok, dovremmo esserci. Ok raga, l'abbiamo fatta, siamo dentro il Dubai Mall, è abbastanza vuoto, ma c'è comunque abbastanza gente, solo che è così grande che non sembra nemmeno che ci sia così tanta gente, però c'è, mi aspettavo peggio. La cosa divertente è ovviamente devono misurarti la temperatura sempre, ho dovuto mettere mascherina e guanti, cioè vi giuro che se continua così fino chissà per quanto tempo, ma vi toglie un po' la voglia di vivere, sicuramente la gioia di vivere ve la toglie. Comunque vi faccio un giro e poi torno a casa che dobbiamo fare il check-in. Mi mancano mezz'orette solo e poi dobbiamo fare il check-in. Vi devo rendere partecipi di sta cosa, praticamente dato che loro stanno ancora a fare Ramadan, in realtà hanno praticamente chiuso la zona dove la gente mangia, così che non gli dai fastidio che tu mangi e loro non mangiano. Assolutamente assurda. Buon modo per togliere la voglia di cibo, eh. Raga, vi pioppo là, ci stiamo un attimino adagiando dentro la nuova casa che è veramente stupendo, vediamo il sole che scende, c'ho una finestrona enorme, veramente bello, e poi finalmente c'ho un tavolo tutto mio per lavorare, stavo facendo un po' di sequenze email, che sto creando un nuovo corso email, vi terrò aggiornato, sarà gratuito, sarà una bomba veramente. Mi sono ordinato qualcosina da mangiare, mi è venuta una voglia matta di greco da ieri sera che mi sono fatto un'insalata greca. Quindi qua c'è un'insalata greca, in più ci ho aggiunto del gyros per un pochino di proteine, quindi è chicken gyros, quindi gyros di pollo, che è solitamente una carne molto magra, ci ho aggiunto poi pomodori, cocomeri, che non sono cocomeri ma li chiamo sempre cocomeri, sono cetrioli, un pochino di feta sopra, mi hanno anche portato una extra insalata qua accanto, mi hanno portato 4 pezzi di pita e anche un pochino di tzatziki. E io chiaramente penso di mangiarmi questo, dato che oggi sono ancora a digiuno, posso mangiare veramente un sacco. Mi mangio sia quelle che queste due e mi mangerò anche un pochino di tzatziki, ma niente di eccessivo, perché questo probabilmente l'hanno fatto con lo yogurt comunque che contiene grassi, quindi non voglio esagerare. Questo è un tip, un sacco di gente ci mette la salsa sulle insalate e poi rendi l'insalata molto più grassa e a questo punto la feta mi basta, quindi qua ne mangio poco a poco. Non vedo l'ora di papparmelo, devo dire, e niente, poi mi metto a studiare, anzi a lavorare, dico sempre studiare, in realtà non studio più e mamma mia, non avete idea raga, non studiare più, so che alcuni di voi hanno gli esami adesso, per me sono un lontano ricordo e veramente sono felicissimo di non studiare più, ma grato, veramente, grazie di tutto quello che mi date e che fate per me, grazie se vedete un video del genere, vi chiedo di lasciarci un like perché ci aiuta, ma veramente a me basta una visualizzazione da parte vostra, sapere che sto filmando e che potenzialmente migliaia di persone guarderanno questo video è veramente per me assurdo, quindi ci tengo a ringraziarti di cuore e intanto anche lì c'è Sammy che sta lavorando sul prossimo video, che c'ha il suo desk pure lui, ficata. Penso che sia arrivato il momento. Sì, what are you doing? Oh! Oh! Che cazzo fai? Mi devo far vedere la vista? Non si vede bene la vista. Sei pazzo? Are you crazy? Aspetta, mi faccio vedere la vista che... Non mi sta facendo una persona.
Guardate che bello, lì in fondo il sole che setta. E poi abbiamo tutta sta vista di Dubai che è... ogni siete. Ma fagli vedere dove hai messo la telecamera così. Ah, sì, ho messo la telecamera apposta qua. Quindi un pochino... Te prego, no, dai, speriamo che non arrivi un po' di tempo. Sì, te prego, no, no, mi fai star male così. Volevo fare questa parlata più che altro perché per finire il mio video. Sì. Abbiamo appena ricevuto una brutta notizia. Bruttissima. Sammy, che vuoi dire te? Sì, lo puoi togliere, prego. Ho appena ricevuto una brutta notizia. Sì, ci hanno rimandato i voli di nuovo fino al 10 giugno. Sì, quindi praticamente noi abbiamo preso il volo il 28 maggio, che era quando dovevamo riaprire Turkish, perché abbiamo un biglietto di ritorno per Barcellona, e quindi ci eravamo spostati apposta più vicino all'aeroporto, e in testa nostra era tipo, dai, ce ne stiamo andando. Quindi in testa nostra eravamo sia emotivamente, non lo so, che psicologicamente pronti per partire. Sì. E oggi abbiamo chiamato per essere sicuri e ci avevano detto che dovevano reschedule, quindi pensavamo vabbè il 1 giugno, 2 giugno, e invece l'hanno messo al 10 giugno. E questo è... non è garantito neanche. Non è molto garantito. Quindi per noi, per noi è una bella batosta, raga. La stiamo un attimino assimilando adesso. Pensavamo appunto sia dal punto di vista emotivo, che sia io che Sammy non vediamo le nostre ragazze da ormai oltre 3 mesi. Ed è tosta, noi vediamo la famiglia da oltre 3 mesi ed è tosta, e anche un pochino dal punto di vista, diciamo, delle finanze, non è che stare a Dubai sia proprio il posto migliore per restare 3 mesi non programmati. Un attimino è colpa nostra, l'abbiamo detta, perché noi siamo partiti, tutti, la famiglia, Ele, tutti ci dicevano regà tornate, che poi rischiate di stare lì bloccati, però dato che qui non era così terribile, eravamo entrambi, no ma qua stiamo bene, non hanno chiuso, eccetera eccetera, e ora mi sa che ce la prendiamo un pochino nel sederino, perché magari la cosa proprio peggiore che succede è che riaprano in Europa, Italia, Spagna, queste cose qua, però chiudono da fuori Europa, quindi dalla Turchia o da Dubai. Sì, buoni internazionali, sarebbe ridicolo. Noi ragazzi proviamo a restare positivi. Assolutamente. Siamo sì. Comunque in una situazione pazzesca, cioè è bellissimo. Sì. Però ecco, abbiamo pianificato di partire il 28, invece ci hanno appena dato notizia che fino al 10 giugno noi non ci muoviamo e stiamo qua, e quindi dobbiamo trovare una soluzione. Di nuovo. Boh. Voi come state? Come si sta da voi? Fateci sapere. Spero che almeno voi state con le ragazze, famiglie, queste cose qua, che stiate bene. Dai, che resistiamo, Sammy? Assolutamente, credo che nella cosa positiva ci sta che il giorno quando arriverà, che ritorniamo e vediamo le famiglie, le ragazze, sarà un giorno indimenticabile, bellissimo. E credo se pensiamo a quello, è quello che ci dà la forza di continuare. Sì. Sì. E vabbè. Sì, il palazzo è dietro di te. Tutto qua, raga. Yeah. Io sono appena finito una scodella di una cosa abbastanza schifosa ma voluminosa, metto foto. E vabbè, noi assimiliamo questo, non è niente perduto, no, è solo un piccolo setback, ma di setback ce ne stanno sempre in tutti i percorsi, qualsiasi cosa, quindi proviamo a trovare la migliore soluzione possibile. Ragazzi, volevo fare l'ultima clip di Kaizen perché ho visto che molti di voi mi hanno chiesto: ma Giulio, che figata sta maglietta che c'hai, non ce l'hai fatta vedere, ho perso qualcosa. Ragazzi, questa è la performance shirt di Kaizen e diciamo che è il primo campione, molto molto figo, sta molto molto bene sulle braccia, in generale il fit è molto più stretto della drop shoulder, però diciamo che non sono ancora soddisfatto, e soprattutto con tutti i casini che ci sono stati, purtroppo tutto il lancio di Kaizen potrebbe essere rimandato. Adesso la mia soluzione che avevo pensato è di lanciare la drop shoulder, ci stanno solo 100 pezzi e vediamo un pochino come va quella, sono sicuro che molti di voi la vorranno anche per l'estate, quindi pensavo lanciamo quello su cui sono sicuro, non mi va di affrettarmi a creare le performance, preferisco farle perfette e fare un lancio fatto bene magari dopo l'estate, magari a settembre, e intanto fare il primo lancio con, diciamo, la punta
la maglietta di lancio Kaizen, la maglietta punta proprio di Kaizen, che sarà la drop shoulder. Quindi l'idea, l'intenzione, se tutto va bene, mi arriveranno tutti i prodotti, mi arriverà letteralmente tutto che poi vi farò vedere, e possiamo fare il lancio fra un mesetto della maglietta drop shoulder, e se quello andrà bene andremo poi a produrre anche queste performance shirt di Kaizen, che però magari facciamo un secondo lancio a settembre. Fatemi sapere cosa ne pensate, io penso sia il modo migliore per riuscire a combaciare tutte le cose, purtroppo con questo casino del coronavirus, veramente, raga. Tutto praticamente i delivery, quindi tutte le spedizioni sono rallentate, hanno aumentato i prezzi, e non vorrei praticamente fare un lancio con tutte le magliette però fatto male, dove non faccio le foto bene, dove non faccio il marketing per bene, quindi preferisco fare così. Facciamo un primo lancio piccolo, solo per chi è veramente preso da Kaizen, chi vuole far parte della famiglia, chi vuole essere far parte del primo team di atleti Kaizen, e poi più tardi facciamo il secondo lancio un po' più grande. Questa è la mia idea, fatemi sapere nei commenti. Hashtag Kaizen, come sempre, vi ringrazio di cuore tutto il supporto. Io vado a mangiare con Sammy, che c'ha una fame bestiale. E noi ci vediamo nel prossimo video. Grazie di cuore, raga. Allora, sì, devo dire che questa era bella figa. Vabbè, non la faccio vedere troppo, che probabilmente lancia a settembre.